In Campania il 60% dei lavoratori stagionali nelle campagne è costretto a lavorare senza alcuna tutela, 15 ore al giorno per una misera paga, una realtà dove si intrecciano illegalità e malaffare. Nonostante l'approvazione 2 mesi fa di una legge storica contro il caporalato, si fa fatica a far decollare le azioni di contrasto. Se ne è parlato oggi a Salerno ad un convegno organizzato dalla FAI CISL regionale alla presenza dell'assessore al lavoro Sonia Palmeri e del segretario nazionale Luigi Sbarra. Beh, innanzitutto l'azione di repressione al caporalato è partita già da tempo, cioè da quando abbiamo firmato nel giugno del 2016 il protocollo d'intesa con i 3 ministeri. Allora è stato molto chiaro effettivamente quale fosse il fenomeno, l'entità. Però non bastava Caserta, dobbiamo lavorare anche su Napoli, dobbiamo lavorare anche su Salerno, in quanto il protocollo prevede esclusivamente la gestione in capo alla prefettura di Caserta. Noi dobbiamo allargare l'ambito perché l'ambito è largo, riguarda tutta la regione Campania. I numeri ispettivi crescono, però non basta la repressione assolutamente. Dobbiamo elevare culturalmente sia l'imprenditore che chiaramente deve riuscire a far ricorso al contratto collettivo nazionale. Vogliamo anche, diciamo, comunicare in maniera corretta che cos'è il fenomeno, perché laddove c'è agricoltura di qualità, laddove c'è un'agricoltura che ha sposato un determinato tipo di modello di sviluppo, che fa della legalità e della competitività uno dei suoi assi principali, non c'è caporalato. L'albo che è stato previsto presso l'INPS sulla rete agricola, per la rete agricola delle imprese, qualcuno ha detto è molto farraginoso. Noi dobbiamo ascoltare le aziende, dobbiamo capire le difficoltà. La norma viene fatta, ma può essere anche migliorata, senza dubbio.